Questa è una manifestazione storica, diciamo che è centenaria, quindi gli espositori si sono attenuti più o meno alla tradizione presentando i prodotti tradizionali, dai presepi, i pastori, gli accessori per presepe, la grattapesta, quindi più o meno il classico Natale, quello che, insomma, che si ripete da secoli, niente di più, niente di meno. Insomma. Questo non è il primo anno chiaramente che siamo qui, sono diversi anni. E si cerca sempre di migliorare un attimino la struttura, quest'anno è molto carina, diciamo, si è mischiato un pochino cartapesta e terracotta a differenza degli altri anni. Poi diciamo strategicamente sarebbe meglio fuori, però comunque si sta bene anche qui, insomma, tutto sommato. Pierpaolo, allora mostraci un po' quali sono le tue esposizioni quest'anno alla Fiera di Pupi di Santa Lucia. Sì, diciamo che l'esposizione per Natale si chiama Slab, tutta quanta l'organizzazione mia e di un'altra persona. Siamo riusciti un po' a organizzare sia da un lato delle facce in terracotta e dall'altro lato dei simboli che, diciamo, che occupano la maggior parte dell'esposizione perché sono le cose più importanti che verranno utilizzate per decorare l'albero, simboli che quindi hanno un significato differente, un significato recondito e quindi possono essere utilizzate per essere donate alle persone come buon augurio, diciamo. Sono smaltate, alcune sono smaltate quindi in ceramica, altre invece sono in terracotta. Quest'altra, come dicevo, sono in terracotta semplice e decorate a freddo in acrilico. Questa è la nostra Slab. Rappresenta in pratica un laboratorio creativo. Slab significa in inglese lastra, perché è proprio la nostra lavorazione, la tecnica della lastra di terracotta e di ceramica. Quindi è tutto non tridimensionale. Acquista un po' di tridimensionalità qui, però la maggior parte è soltanto una dimensione, bidimensionale. Dunque è un qualcosa che tra virgolette rompe la tradizione con i cartapesta, i pupi, eccetera, eccetera, ma al contempo la trattiene, perché alla fine abbiamo Maria, Giuseppe, Gesù Bambino, insomma. Diciamo che la lavorazione è la classica lavorazione artigianale, terracotta, ceramica, però ecco, ha un utilizzo e un disegno completamente differente, soprattutto per questi simboli che diciamo rompono con la tradizione delle classiche palle di Natale o con la carta pesta o le varie lavorazioni nostre. Diciamo che la lavorazione vera e propria è sempre quella, però rivisitata, quindi in chiave moderna.